Gentile collega, trattiamo oggi di un caso di malformazione fetale multipla. Si tratta di una gestante che viene alla nostra osservazione per la prima volta, con età inferiore a 35 anni, è alla sua seconda gravidanza, con una prima gravidanza esitata in maniera regolare e esibisce un cariotipo normale. Partiamo con questa immagine del situs addominale, in quanto non si osservava apparentemente una corretta disposizione degli organi addominali. Abbiamo visto come l'aorta e la vena cava inferiore erano regolarmente disposti e si osservava uno stomaco piccolo, un intestino regolare e questa formazione anecogena nella porzione destra dell'addome e in parte del torace che poteva appunto essere attribuita ad una colecisti. È stato fatto appunto l'immagine del situs proprio per valutare che si trattasse di un situs solitus. Stabilito questo, questa immagine anecogena posta nella porzione destra del feto era appunto la colecisti, in gran parte risalita insieme al fegato e nel torace. Questo determinava uno shunt del mediastino verso sinistra e infatti in queste immagini con l'ausilio del colore abbiamo visto come il cuore, pur essendo in levocardia, è tutto quanto levoposto. Ancora le immagini dell'addome, nelle quali si osserva appunto questa, anche la vena ombelicale entrare in addome e proseguire con la porta tutta quanta stirata in alto, allungata in alto. Le immagini con il color indicano anche un regolare appunto decorso della vena ombelicale, quindi con la sua convessità rivolta verso sinistra. Stabilito il situs, quindi abbiamo potuto battezzare questa formazione nella porzione sinistra dell'addome come lo stomaco e nella porzione destra tutta quanta risalita appunto la colecisti. Quindi con lo stomaco posto a sinistra e il cuore in levocardia abbiamo potuto stabilire un regolare situs cardiaco, un regolare situs addominale e quindi si trattava di un situs solito con regolare concordanza cardiogastrica. Questa marcata levoposizione del cuore era quindi da attribuire ad un'ernia diaframmatica destra, nella quale appunto era risalito gran parte del fegato e la colecisti. Trattandosi di un'ernia diaframmatica abbiamo immediatamente eseguito lo studio del cuore fetale che mostrava una regolare anatomia. Questa è una sezione di sinistra regolare, questa è una regolare sezione di destra. I tre vasi con un calibro regolare. L'anatomia cardiaca era tutta quanta regolare. Sappiamo bene come nell'ernia diaframmatica è possibile l'associazione con difetti cardiaci. Avendo un cariotipo normale, abbiamo cominciato ad ipotizzare anche quadri sindromici che possono essere appunto caratterizzati dalla ernia diaframmatica. E oltre alla restante anatomia fetale che appariva tutta quanta regolare, si osservava come in questa immagine una ipoplasia del mento. Si vedeva una regolare lingua e appunto una bocca che ritornava ad essere normalmente chiusa e appunto questa micrognazia. Il profilo del feto era abbastanza regolare, la fronte regolare, il naso regolare. Quando ci troviamo di fronte ad un'ernia diaframmatica dobbiamo sempre anche sospettare dei quadri sindromici. Sono diverse le sindromi che si associano ad ernia diaframmatica, in primo luogo appunto le trisomie, ma avendo esibito un cariotipo normale avevamo escluso questa possibilità. In questa immagine con l'ausilio del 3D confermiamo appunto il sospetto diagnostico di micrognazia. Ecco qui il mento piccolo, ecco ancora un punto d'immagine del mento piccolo. E l'altro segno che appariva evidente era l'anomalia del segmento acromelico dell'arto superiore sinistro, quindi della mano, nella quale si evidenziava un'oligodattilia.
In queste immagini infatti si vedono solamente quattro dita. Appariva difficile stabilire se mancava la seconda o se il secondo o il quarto dito, molto più probabilmente, considerando la distanza tra l'ipotetico terzo e il quinto, mancava appunto il quarto dito. E l'associazione di questi tre segni ci ha fatto ancora di più sospettare che si trattasse di un quadro sindromico. In questi casi l'anomalia dell'estremità e l'ernia diaframmatica possono essere appunto riportate o alla sindrome di Frinz o alla cornea di Lange. Avendo eseguito un regolare cariotipo era necessario eseguire una consulenza genetica e chiaramente una consulenza con il chirurgo pediatra per stabilire il timing del parto. Ovviamente il genetista dovrà porre in essere tutte quelle indagini per eventualmente porre una diagnosi di certezza. Grazie.